matematica. Studentessa contro farmacista, tecnica contro gusto, originalità contro tradizione. Erano questi gli ingredienti della finalissima di Chef in the City Cake Edition, la gara di pasticceria amatoriale della provincia di Pesaro Urbino, che è stata vinta da Giulia Sbrega. La studentessa 22enne di San Giorgio di Pesaro ha battuto Francesca Tinti con il suo Abracadabra, una crostatina di mele rivisitata, composta da un guscio di frolla con all'interno un cilindro con mousse al pistacchio, inserto di mele caramellate e mousse alla vaniglia, un dolce che ha convinto appieno sia la giuria tecnica che quella popolare. Francesca Tinti invece ha presentato Tentazione, uno spumone al mascarpone con cuore morbido al caffè. Entrambi i dolci erano degni di una finale, equilibrati nei sapori, quasi perfetti dal punto di vista tecnico e squisiti nei sapori. Ma la differenza l'ha fatta l'originalità che ha caratterizzato la presentazione del piatto di Giulia. Sono felicissima, ha commentato, è una grande soddisfazione ed è stata una bellissima esperienza. Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito e i pasticceri che hanno lavorato insieme a me. Giulia, che studia matematica all'Università di Civitanova, culla un sogno nel cassetto. Forse la dimestichezza nei numeri l'aiuta a realizzare i dolci, perché nella pasticceria la precisione nei rapporti fra i vari ingredienti è fondamentale. E se a Giulia dovesse arrivare una chiamata da una pasticceria, ha ammesso che non saprebbe proprio dire di no.